Jennifer Lawrence ed Emma Stone, il loro strano abbraccio è virale. Il Toronto Film Festival è occasione di grandi interviste a personaggi importanti del mondo dello spettacolo, incontri, scontri, grandi premiazioni e interazioni tutte da gustare. L'ultima chicca è arrivata dai Lunga Lawrence ed Emma Stone, che si sono date l'abbraccio più brutto del mondo. E le amiamo, anche, per questo. Lo strano caso dell'abbraccio tra i Lunga Lawrence ed Emma Stone. Dopo lo strano applauso di Nicole Kidman, arriva un altro esempio di come i VIP di Hollywood affrontino, in maniera un po' goffa, le loro relazioni personali. E dire che Jennifer Lawrence ed Emma Stone, negli ultimi anni, non hanno fatto che scambiarsi elogi e complimenti. Proprio per questo motivo non ci aspettavamo che le due si sarebbero scambiate l'abbraccio più macchinoso, freddo e impacciato della storia di Hollywood. Che tra le due sia successo qualcosa di cui non siamo a conoscenza. Il loro rapporto potrebbe essersi raffreddato un po'. O così dimostra quella curiosa interazione, un po' schiva, che le due hanno avuto davanti alle telecamere nel corso delle riprese del Variety, che dà la notizia. I Lunga Lawrence, 27 anni, ed Emma Stone, 28, potrebbero avere qualche oscuro trascorso di cui preferiscono non parlare? Se è successo qualcosa, però, ancora non ci è dato saperlo. La scena, le attrici si trovano in sala stampa, nel corso dei photocall per presentare i loro nuovi film. Jennifer Lawrence va incontro a Emma Stone, cercando di essere educata. Le rivolge un piccolo sorriso e qualche commento, ma quando fa per abbracciarla, Emma Stone si tira indietro lasciando i Lunga Lawrence con un palmo di naso. Che la Stone fosse raffreddata, e si stesse raccomandando con lei di non avvicinarsi troppo per non contagiarla. Oppure forse, in questo freddo scambio, si cela davvero qualcosa di più? Difficile dirlo dal video senza audio, ma le due si sono sorrise ancora e si sono congedate poco dopo, con distacco professionale. Emma si trova a Toronto per presentare il suo nuovo film, La battaglia dei sessi, mentre Jennifer Lawrence presentava il suo nuovo esperimento horror, Madre, pellicola diretta dal suo nuovo fidanzato Darren Aronofsky. Emma Stone e Jennifer Lawrence, la storia della loro amicizia. E pensare che solo pochi mesi fa Emma Stone si era presentata alla premiere di New York di La La Land con i Lunga Lawrence sotto braccio. Il curioso scambio è apparso ancora più strano agli occhi dei fan, proprio per il fatto che le due non hanno mai dimostrato rivalità. Il mese scorso, il Lunga Lawrence aveva incensato il buon nome della Stone nel corso di un'intervista per Vanity Fair. Le due, che si sono conosciute attraverso Woody Harrelson, hanno da sempre avuto un rapporto almeno sui giornali molto più che perfetto. Emma Stone, mi ha scritto per dirmi che aveva avuto il mio numero da Woody. Da allora, ci siamo scritte tutti i giorni per un anno. Era il nostro piccolo segreto. Parlando dei rapporti hollywoodiani, il Lunga Lawrence ha spiegato anche che non tutte le amicizie nate sotto i riflettori sono fatte per durare. Tutto dipende dalla persona, ed Emma è assolutamente normale e fantastica. Dal canto suo, Emma ha replicato scherzosamente via mail, quando l'ho conosciuta non pensavo saremmo potute diventare amiche, lei è così grandiosa, piena di vita, come avrei potuto trovare altri lavori con una concorrente come lei? Addio, Hollywood.